Non capita molto spesso di essere impressionati dalla qualità di un case, perché solitamente quando assembliamo un computer da gaming la nostra attenzione è più rivolta magari al processore, alla scheda video, giustamente. Non è questo però il caso, perché il case che abbiamo in mano oggi è il Torrent di Fractal, un case che reputiamo veramente molto interessante. Allora andiamo subito a vedere un veloce montaggio qua dentro e a parlarne meglio. Eccoci finalmente con il Fractal Torrent finito di montare. Voglio dirvi innanzitutto che ci sono tre diverse versioni di questo case, la più grande che è la nostra, cioè la Classic, una versione un po' più piccola che è la Compact, sempre per schede madri ATX, e infine una versione Nano per le schede madri ITX. Di tutte e tre le versioni esistono due diverse colorazioni, la bianca e la nera. È possibile acquistarli con un pannello a vetro trasparente o un pannello metallico opaco per non vedere all'interno, e la possibilità di configurarli con ventole RGB o ventole non RGB, insomma tantissime combinazioni differenti, ma con due grandi costanti per tutti i modelli, che sono il design e l'airflow. Partendo dal design, abbiamo questa griglia geometrica posta sul davanti, veramente molto bella, che anche se è in plastica dona al case un aspetto veramente premium. Dietro questa griglia abbiamo un filtro antipolvere, ho molto apprezzato che copra tutta la superficie del frontale e che sia facilmente rimovibile con uno sgancio rapido. In assoluto il case quindi è veramente ben costruito, abbiamo ottimi materiali sia per la parte sopra con queste plastiche opache, sia le parti di metallo sono veramente solide e danno l'impressione che siano state insomma veramente curate in fase di progettazione, perché abbiamo fascette e corricavo praticamente in ogni angolo del case. Tornando dentro il case, abbiamo sul frontale due ventole da 180 mm, veramente imponenti, abbastanza rare da trovare dentro i case oramai, ma hanno una pressione dell'aria veramente impressionante che mi ha colpito. E nella parte sotto sono preinstallate altre tre ventole da 140 mm che noi però abbiamo sostituito andando a posizionare un dissipatore all-in-one da 360 mm. L'avrete notato, probabilmente è una posizione un po' strana dove andare ad installare un dissipatore di questo tipo, ma effettivamente il case è l'unico posto dove la dava disponibile. In tutto il case comunque abbiamo ben 6 header RGB da 5 volt che per fortuna possono essere collegati in serie e arrivare alla scheda madre con due attacchi differenti, perché oltre alle due ventole frontali e alle tre posteriori c'è anche questa striscia RGB posta qua sotto il vano coprialimentatore. Quindi fate attenzione se avete altre componenti RGB con lo stesso attacco da 5 volt da collegare alla scheda madre, perché in quel caso dovreste avere almeno 2/3 porte disponibili. Sempre rimanendo all'interno del case, comunque la disponibilità e lo spazio è uno dei più grandi che veramente abbia mai visto. Infatti penso che questa versione, che è la più grande come dicevo, sia forse più adatta a delle workstation o degli ambiti lavorativi dove appunto l'airflow è una questione principale e dove magari
magari gli RGB servono un po' meno. Su una scrivania da gaming magari vedo meglio la versione compact o addirittura la versione nano, che permettono appunto di essere tenuti lì belli in esposizione sulla scrivania, appunto anche con le luci accese. Quello che è certo è che abbiamo veramente tantissima disponibilità di installazione al suo interno. Noi facciamo spesso dei custom loop, ma vedere un case che dà la possibilità di installare radiatori da 420 mm sia nella parte sotto che nella parte davanti è molto raro. Quindi, facendo un riassunto di tutte le configurazioni disponibili all'interno di questo case, possiamo mettere fino a 3 ventole da 120 o da 140 nella parte frontale o in basso, oppure 2 ventole da 180 sempre nella parte frontale o in basso. Dietro il case abbiamo la possibilità di agganciare fino a 4 dischi da 2,5, quindi SSD o hard disk da 2,5 nella paratia di sinistra, e altri 2 dischi da 3,5 pollici, quindi tendenzialmente hard disk, nella parte destra. Questa è una configurazione abbastanza comune, devo dire, ma quello che non è comune invece è trovare un controller PWM che dà la possibilità, già integrato nel case, di controllare fino a 9 ventole e di essere gestite con un unico header alla scheda madre. Neanche a dirlo, anche qua troviamo fascette e passacavi praticamente ovunque, cosa che è abbastanza comune anche questa per case di fascia alta. La cosa che invece non avevo mai visto è questa particolarità qua dietro, che permette di tenere teso il cavo di alimentazione e magari anche gli altri cavi USB che vanno nella parte dietro della scheda madre. I pannelli laterali sono veramente facili da aprire, sono dentro a pressione, ma c'è la possibilità anche di avvitarli in testa per far sì che non vengano aperti accidentalmente. Tra l'altro, il pannello davanti e quello dietro hanno una trasparenza diversa, perché quello davanti è 100% trasparente, mentre quello dietro è un po' oscurato, diciamo a circa il 50%. Quindi abbiamo veramente tante disponibilità anche in questo caso di personalizzazione per dare un aspetto diverso al nostro case. Sul frontale troviamo il tasto d'accensione tondo molto grande, il tasto del reset, due porte USB 3.2 di tipo A e una di tipo C, oltre ovviamente il jack per le cuffie e per il microfono. Aprendo questo vano sono due intanto le cose delle quali ci si accorge subito. La prima sono questi tre buchi, che non sapevo che cosa fossero. Mi sono un attimino documentato e servono proprio per impianti a liquido custom, quindi proprio per far passare tubi o raccordi che si vogliono posizionare nella parte davanti del case. L'altra cosa invece è questo ampio spazio per l'alimentatore, che viene posizionato in alto, scelta strana, esisteva così nei vecchi computer anni 90, era da un po' che non vedevo una soluzione simile, ora ripresa da Fractal. Mi sono documentato e a quanto pare serve proprio per migliorare le temperature di esercizio dell'alimentatore, che in questa posizione potrà aspirare l'aria fresca proveniente proprio dalle due ventole davanti del case. Unica pecca di questa scelta purtroppo è il fatto che, posizionato qua sopra, l'alimentatore farà un pochino fatica con la lunghezza dei cavi standard ad arrivare soprattutto alla scheda video. Io ci sono riuscito perché la 4070 ha queste prolunghe che permettono di far passare i cavi meglio, ma in generale con la lunghezza standard dei cavi dell'alimentatore farete un po' fatica. Tornando dentro il case, lo spazio è veramente tanto, so che l'ho già ripetuto, ma anche la 4070 che abbiamo in questo caso appunto sembra parecchio a suo agio, e badate che è praticamente una delle schede più grandi in assoluto che potete mettere oggi dentro un computer, perché condivide lo stesso impianto di dissipazione con la 4080 e addirittura la 4090, quindi vederla così comoda all'interno del case veramente mi ha stupito. L'altro aspetto, come vi dicevo, è l'airflow. Abbiamo fatto un po' di test e rispetto a tanti altri case, l'aria che riesce a spingere dentro soprattutto le due ventole da 140 sul frontale è veramente impressionante. Per fare questa recensione ho dovuto addirittura spegnerle momentaneamente, così come la ventola dietro, perché altrimenti mi sarebbe arrivato addosso un getto d'aria incredibile. Ovviamente si può dosare andandola a impostare tramite BIOS o tramite programmi terzi per la gestione delle ventole, ma complessivamente l'airflow di questo case è veramente fantastico. Ok, siamo alle conclusioni. Come avrete capito, questo case mi è piaciuto tantissimo. Non capita, come dicevo all'inizio, di essere colpiti dalla qualità intrinseca di un case, ma è veramente questo il caso. Non è un case perfetto perché è parecchio grande, non è per tutti, e quella cosa che vi dicevo dell'alimentatore e della lunghezza dei cavi un pochino mi ha fatto storcere il naso. Però è evidente, girando attorno al case, che qualunque dettaglio di questo case è stato veramente ben studiato. Ultima nota dolente è ovviamente il prezzo.
si dice sempre alla fine nei video. In questa configurazione il case può costare tra le 180 e le 260 euro a seconda appunto se prendete la versione con il vetro, con le ventole, eccetera eccetera. Non è assolutamente un prezzo basso per un case, io non lo consiglierei per computer della fascia dai 1000 ai 1500. Se invece il vostro computer che state pensando, che state progettando, è una build da 2000-2005, allora assolutamente questo tipo di case può essere adatto al vostro scopo. Quello che vedete ad esempio è il nostro PC Akira, che è un computer da 2500-3000 euro a seconda di come viene configurato, e il Fractal Torrent è per noi il case di riferimento nel nostro PC Griffiths, che trovate sul nostro sito pchstore.it o che potete scegliere da abbinare a tutte le altre nostre configurazioni semplicemente facendocene richiesta. Anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito, mi raccomando scrivete nei commenti e mettete un bel like se questo tipo di video vi piace. Io sono Giappantomato e noi ci rivediamo sempre qua al prossimo video.